Ciao a tutti, sono Rebecca e frequento il liceo delle scienze applicate. Mi trovo qui all'Osservatorio Astronomico di Merate per il progetto di alternanza scuola-lavoro. Oggi andremo a intervistare alcuni ricercatori all'interno dell'osservatorio e porremo loro qualche domanda. Di che cosa ti occupi nell'osservatorio? Ciao Alessia, mi presento anch'io, io sono Bianca e qua dentro nell'osservatorio mi occupo, lavoro all'interno di un gruppo che sviluppa telescopi per i raggi X. I raggi X provengono dallo spazio e vengono assorbiti dall'atmosfera, quindi tutti i telescopi devono per forza essere lanciati in orbita. Allora, quello di cui si occupa il gruppo è parte di simulazioni di come fare i telescopi, sviluppo tecnologico, misure e test finali poi della qualità del telescopio nei raggi X. Quello di cui mi occupo io è proprio quest'ultimo pezzo, cioè la costruzione di un sistema di misura che possa ai raggi X testare la qualità delle ottiche che vengono prodotte. Queste ottiche sono ottiche per un telescopio Athena. Si chiama Athena, è un telescopio dell'Agenzia Spaziale Europea, vengono prodotte in Olanda, sono fatte in silicio e verranno testate, parte dei test verranno fatti qua da noi, in questo laboratorio che adesso stiamo costruendo. Siamo alle fondazioni, abbiamo fatto tutta la parte di simulazione ottica per decidere come costruire questo strumento e adesso iniziamo la fase realizzativa. E nel 2019, fine 2019, dovremmo avere la prima luce, cioè testare il primo modulo. Grazie. Qual è la tua giornata tipo in osservatorio? Dunque, io arrivo presto, quando ancora non c'è nessuno, l'osservatorio è silenzioso, perché sono la mamma, quindi porto, distribuisco un po' i miei re, no, soltanto la più piccola. Arrivo in osservatorio beh, la prima cosa sempre è quella, guardi le mail, quelli che ti hanno scritto, se devi rispondere velocemente a qualcuno. E poi in questo periodo, essendo proprio la fase di realizzazione di questo laboratorio, prendo contatti con le ditte, quindi ho rapporti con i fornitori che dovranno fornirci il tubo a vuoto, la sorgente raggi X, il detector, tutti i componenti ottici. Prendo contatto con le persone all'interno del gruppo e discutiamo come portare avanti il lavoro, dove ci sono problemi, come risolverli. C'è la conservazione dei problemi, perché ne hai risolto uno il giorno prima, il giorno dopo se ne presenta un altro. Quindi la giornata tipo è risolvere i problemi che si continuano a presentare. Però tutto funziona. Qual è il sogno che vorresti realizzare prima di andare in pensione? La pensione. No, non è quello il sogno, stavo pensando al sogno prima di andare in pensione. Allora, nella mia vita avevo due obiettivi e se ne è aggiunto un altro. Vabbè, cose, ognuno ha le sue cose personali. Uno era scrivere un libro, uno era fare un brevetto e si è aggiunta una cosa che si è ricollegata con quando ero piccola, che in realtà corrisponde proprio a quello che sto facendo, costruire qualcosa che funzioni, perché da piccola cercavo di costruire cose e non funzionava mai niente. Quindi il sogno è costruire qualcosa che funzioni, che serva, in modo da sapere che la mia giornata lavorativa è servita a qualcosa. Ok, grazie mille.